Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo con pesto di pistacchi e mortadella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, farina di semola, latte, olio, lievito di birra fresco, zucchero, sale, granella di pistacchi, stracchino, pesto di pistacchi, olio, mortadella e semi di papavero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina, l'olio, il sale. E facciamo impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale lo stracchino. Il pesto di pistacchi. L'olio e la granella di pistacchi. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 2. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo posizioneremo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere su tutta la superficie la crema di pistacchi. Mettere le fette di mortadella. Infornare aiutandosi con la carta da forno. Chiudere bene anche i bordi. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare tutta la superficie con olio. Spolverizzare la superficie con i semi di papavero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti circa. Il rotolo è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Rotolo con pesto di pistacchi e mortadella. Grazie e alla prossima ricetta!